Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi cuciamo insieme degli elastici per capelli, i famosi scrunchies. Vi darò le misure per realizzare sia il modello sottile che quello grosso. Tagliamo un rettangolo di stoffa, qui sotto trovate le misure per i due modelli, poi ci servirà dell'elastico, ago e filo e una spilla da balia. Pieghiamo a metà il rettangolo dritto contro dritto. E andiamo a cucire questo lato a macchina oppure a mano. Adesso, con l'aiuto di una spilla da balia, rivoltiamo il lavoro. Prendiamo adesso l'elastico e per calcolare la lunghezza esatta lo facciamo girare intorno al polso e tagliamo. Con la spilla da balia inseriamo l'elastico all'interno del lavoro e lo facciamo uscire dall'altra parte. Aiutiamoci con uno spillo o con una pinzetta a tenere fermo l'elastico in modo che non si perda all'interno. Adesso con ago e filo andiamo a cucire i due capi dell'elastico. Adesso da un lato creiamo un risvolto piegando la stoffa verso l'interno. L'altro lato invece lo inseriamo all'interno del lavoro. Per finire, uniamo le due parti con un punto invisibile. Qui in alto a destra e nell'info box trovi il link diretto al video in cui mostro come fare il punto invisibile. Sistemiamo le pieghe della stoffa con le mani e il nostro scrunchie è pronto. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un mi piace, iscriviti al mio canale e se ti va, seguimi anche su Instagram, mi trovi come MamiCrea. Adesso ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!